Ciao a tutti da Mondo Calcistico, oggi sono qui per parlare della stagione della Sampdoria che in fin dei conti è stata anche un po' assurda per tutto quello che è successo. Per farlo, ovviamente, ho voluto anche cercare di parlare di quello che è successo prima dell'inizio della stagione. Come tutti sapete, l'anno scorso l'allenatore della Sampdoria era Claudio Ranieri, che era in bilico non tanto per essere riconfermato, ma quanto lui stesso non voleva rimanere. Ha sciolto le riserve a fine stagione. E proprio a fine stagione lui disse che, testuali parole, voglio porre fine alla telenovela del mio contratto. Ho detto alla squadra che non resto per un altro anno, non ci sono i presupposti per rimanere. Sempre l'allenatore ex Sampdoria, a fine 2021, quindi nel dicembre del 2021, intervistato alla Repubblica, disse: non è stata una questione economica, qui guadagno molto meno. Quando Ferrero mi ha preso, la Sampdoria stava in brutte acque e l'ho vista entusiasta. Al lavoro ultimato la sua faccia era cambiata, così ho preferito andare via. Sono disposto ad accettare situazioni problematiche, ma devo sentire il trasporto, altrimenti è inutile che resti. Quindi qui il discorso che comunque Ranieri mette in risalto non era il fattore economico, ma conoscendo l'allenatore era un qualcosa di abbastanza scontato, cioè che non voleva restare per soldi o quant'altro, ma era più un qualcosa legato all'entusiasmo. Quindi Ranieri proprio ha pensato che non ci fossero i presupposti per continuare a fare bene. Il calciomercato della Sampdoria fu molto condizionato dalla stagione precedente, perché con soli tre calciatori la Sampdoria dovette spendere 14 milioni. Tutto per via dei riscatti per Torregrossa 6 milioni, Lagumina 5 milioni e mezzo e Candreva 2 milioni e mezzo. Tra i tre, ovviamente, l'acquisto più importante che ha reso di più è stato sicuramente Candreva. Quindi il calciomercato della Sampdoria è stato pesantemente condizionato da questi 14 milioni di riscatti, tra l'altro per calciatori che già l'anno scorso erano già presenti in rosa e tra l'altro non avevano dato chissà quanto, come ho detto prima, ad eccezione di Candreva. E il problema fu anche per le cessioni, perché la Sampdoria comunque non poteva contare su tanti calciatori a cui produrre plusvalenze. Riuscì a vendere Youngto in Spagna e Tonelli all'Empoli, ma per un totale di 7 milioni. Gli altri calciatori che potevano garantire una plusvalenza maggiore erano Damsgaard e Torsby. Per il resto, i calciatori comunque avevano già un'età avanzata, non avevano tutta questa appetibilità nel calciomercato per poter generare tantissimi soldi. Quindi, già da qui possiamo notare che 14 milioni di riscatti, 7 milioni legati alle cessioni, si sta parlando quindi di 7 milioni nel bilancio tra acquisti e cessioni. Gli altri acquisti della Sampdoria furono Caputo con un prestito oneroso di 500.000 euro più l'obbligo di riscatto a 3 milioni e mezzo nella prossima stagione e poi tutti i prestiti con De Luca che fu preso gratuitamente. Parliamo di Dragusin e Yattaren con il prestito dalla Juventus e Ciervo dalla Roma, più De Luca, come detto prima, gratuitamente. Quindi anche da questa situazione, ovviamente, la scelta del nuovo allenatore era un po' complicata, perché comunque non stavi andando a rinforzare chissà quanto la rosa, però comunque dovevi assolutamente rimanere in A e cercare anche di valorizzare i calciatori più giovani. Prima ho parlato di Damsgaard e Torsby, ad esempio. Torsby magari è meno giovane, però comunque avendolo preso a zero praticamente ti garantisce una plusvalenza ottimale. Quindi, ovviamente, la scelta era difficile, la scelta è andata, tra l'altro io stesso, condivisa in Roberto d'Aversa. Lui, diciamo che era tra gli allenatori che potevano accettare una situazione del genere, perché lui stesso poteva mettersi in gioco in una realtà che era conosciuta, perché comunque la Sampdoria comunque a un livello buono, e quindi cercare di elevare il suo status per la sua carriera da allenatore. Altri, magari allenatori, avrebbero potuto rifiutare una situazione del genere, ma parliamo di allenatori con la carriera già avviata. E tra l'altro, tanti allenatori, a volte, anche per non voler rimanere troppo lontani dal campo, magari anche perché sono convinti di poter fare un buon lavoro, a volte accettano anche delle squadre e società a cui è difficile comunque fare bene. Comunque, a livello tattico, D'Aversa fu una scelta buonissima per sostituire Ranieri, anche se comunque l'allenatore ex Parma riuscì a fare un lavoro diverso rispetto a quello proposto a Parma. Ci fu innanzitutto un qualcosa da sottolineare, cioè la ricrescita di Candreva, perché abbiamo visto che D'Aversa ha deciso di riproporre il Candreva visto nella Lazio, cioè non quello che magari abbiamo visto in Nazionale o nell'Inter, cioè quello che rimane sempre sulla linea laterale pronto a fare dei cross, ma un Candreva che ha più libertà e ha un raggio d'azione maggiore. Quindi non lo vedevamo solo a destra, ma spaziava, andava al centro, andava anche nell'altra fascia, era decisamente più libero, era una sorta di trequartista. E sempre con D'Aversa, in 25 partite, attaccante esterno riuscì a fare 7 gol e 9 assist.
Quindi ci fu proprio una ripresa nei confronti di Candreva. Sarebbe stato meglio anche avere, poter dire la stessa cosa di Damsgaard, perché dopo quel bellissimo europeo ci furono tante, sicuramente tante pressioni nei suoi confronti e anche tante aspettative. Il problema è che nelle prime partite Damsgaard non riuscì ad imporsi e poi ci fu un infortunio che fu veramente lungo e duro, che lo tenne fuori fino a metà aprile del 2022. Quindi praticamente si è dato quasi tutta la stagione. La Sampdoria, prima dell'arresto di Ferrero, stava navigando in acque non proprio bellissime, però comunque era fuori dalla zona retrocessione. Prima, proprio la partita prima dell'arresto, la Sampdoria era alla 16ª giornata, era al 15° posto con 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Dopo l'arresto ci fu un'esplosione della squadra nel rendimento, perché ci fu la vittoria del derby, quindi un vantaggio di 8 punti sul Genoa, quindi sul terzultimo posto. Ci fu il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Torino e ci furono anche due pareggi contro Venezia e Roma. Se per il Venezia ovviamente a livello sulla carta si poteva fare di più, ovviamente con la Roma era un pareggio buonissimo. Quindi nel girone d'andata la Sampdoria fece 20 punti e rimase a più 9 sul Genoa e sulla Salernitana, che erano al terzultimo e al penultimo posto. Dopo l'arresto, a fine 2021, ci fu la nuova nomina del presidente, quindi Marco Lanna fu il nuovo presidente, e lì però si ruppe qualcosa, perché ci furono 3 sconfitte di fila contro Cagliari, contro il Napoli e contro il Torino. E allora il presidente decise di esonerare D'Aversa, che lasciò la squadra al 16° posto con 4 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Lo stesso presidente Lanna, primo canale, spiegò i motivi per i quali esonerò D'Aversa. L'esonero di D'Aversa è venuto dopo Torino. Credo che il mister abbia lavorato in una situazione complicata. So che era stato messo in discussione e screditato anche nei confronti dei calciatori. I suoi 20 punti valgono tanto. L'ho ringraziato per il lavoro fatto, un grande signore. La comunicazione l'ho fatta io e non è stata facile. Dovevamo dare una scossa. La squadra sembrava avesse perso l'impeto e la voglia di correre su ogni pallone. Quindi qui spiega i motivi per i quali D'Aversa è stato esonerato. Quindi magari i calciatori, ovviamente secondo le sue parole, i calciatori non lo seguivano e lui stesso voleva dare una scossa all'intero ambiente. Aggiungo due paroline su D'Aversa, perché comunque ovviamente non sappiamo cosa sia successo di preciso, abbiamo sentito solo le parole del presidente Lanna, però comunque fare l'allenatore in una situazione del genere è complicato, perché purtroppo l'allenatore a volte rimane da solo. Quindi quando ci sono delle sconfitte, ovviamente la colpa è sempre dell'allenatore, mentre se ci sono delle vittorie non è sempre in merito dell'allenatore. Quindi in questo caso l'allenatore era reputato il colpevole numero uno, però comunque io vorrei mettere in risalto il fatto che l'allenatore in quel momento doveva sopportare tutto quello che stava succedendo, subire anche quello che stava succedendo e anche proteggere la situazione tra staff e calciatori. Quindi immaginate le energie nervose che potevano essere sprecate semplicemente perché c'era un caos in società. Sempre il presidente Lanna a Primo Canale spiega la scelta di Giampaolo. Giampaolo non è stato facile da convincere, ma si vedeva che era contento di rientrare in una società e calciatori che conosceva già, in una sfida da subentrante, cosa che non gli era mai capitata. Con una squadra che deve lottare per non retrocedere, adesso gli propone il 4-3-1-2. Era difficile fargli una squadra su misura. Nelle varie chiacchierate l'ho trovato aperto a variazioni sul tema tattico. Finite le trattative l'ho trovato entusiasta, con carica. Un valore aggiunto anche per noi. Era contento di rimettersi in pista. Sì, perché comunque la scossa serviva assolutamente alla squadra, ai calciatori, ai tifosi, all'intero ambiente. Però magari era lo stesso allenatore che poteva cercare di usufruire di questa scossa, perché anche lui comunque non viene da esperienze proprio positive. E quindi tornare in un ambiente in cui lui ha lavorato molto bene poteva magari rinvigorirlo. Quindi la società comunque cerca di accontentare il nuovo allenatore, cerca di andare nel calciomercato, di investire, e quindi ci sono nuove entrate. C'è Supriaga, c'è Conti, c'è Sabiri, c'è Sensi, c'è Magnani, c'è Rincon. Successivamente, a causa dell'infortunio gravissimo di Gabbiadini, ci sarà anche Giovinco. Quindi comunque la società cerca di sistemare la rosa per quanto riguarda il nuovo tecnico, quindi cercare calciatori che potessero andare bene per lui. Un qualcosa che ad esempio non fu fatto per D'Aversa, perché comunque la società cercava di spendere meno e di dare continuità a quei calciatori, e magari la stessa società non era convinta di avere difficoltà nel retrocedere. Quindi la scossa, ovviamente bisogna chiederci, c'è stata? Relativamente sì la risposta, perché comunque nella prima partita la Sampdoria perde 1-0 contro lo Spezia, nella seconda vince 4-0 contro il Sassuolo, nella terza perde 1-0 contro il Milan, mentre nella quarta vince 2-0 contro l'Empoli. Quindi in 4 partite ci sono 6 punti.
Il problema però sono le successive 8 partite, perché su 8 partite ci sono 6 sconfitte, una vittoria che è molto importante contro il Venezia e un pareggio contro la Las Verona 1-1. Quindi in 12 partite la Sampdoria di Giampaolo ha ottenuto solo 10 punti. Prima di andare nella partita contro il Genoa, il derby, bisogna comunque fare una riflessione, nel senso, i due allenatori, D'Aversa e Giampaolo, più i calciatori, sono da retrocessione, sono da una salvezza così rischiata, così difficile. Ovviamente, per quanto dimostrato dai calciatori gli scorsi anni, e quanto anche valgono gli allenatori, nonostante siano messi in croce e criticati tantissimo, non hanno il valore da retrocessione o da salvezza ottenuta in questo modo. Però i problemi societari creano problemi anche in campo. In questa Serie A abbiamo l'esempio della Salernitana, che è passata da una situazione in cui la società non era al meglio a un'altra in cui la società è cambiata, ci fu una rivoluzione tra allenatori e calciatori, e adesso la Salernitana si sta giocando la salvezza contro proprio anche contro la Sampdoria e anche contro il Cagliari. Quindi comunque, semplicemente riuscendo a eliminare ciò che era successo nella prima parte della stagione e cercare di riprendere la squadra, la Salernitana ad esempio ce l'ha fatta. La Sampdoria evidentemente si trascina ancora dei problemi. Quindi, ovviamente, parlando prima di calciatori, allenatori che non sono da retrocessione o da salvezza così difficile, bisogna comunque parlare del fatto che questi calciatori non erano abituati a questi obiettivi, ad avere soprattutto queste pressioni e queste preoccupazioni. Principalmente perché negli ultimi anni la Sampdoria si è salvata facilmente. I risultati precedenti in campionato, infatti, parlano di: ho voluto prendere gli ultimi 5 anni, ma il peggior piazzamento risale al 2019-2020, al 15° posto con 7 punti di vantaggio sulla terz'ultima. E tra l'altro, quella squadra si salvò con 4 giornate di anticipo. Nelle altre stagioni ci furono sempre nono o decimo posto, quindi la Sampdoria comunque si salvava tranquillamente. E poi ci fu il derby, partita che diciamo che iniziò bene per la Sampdoria con l'1-0 di Sabiri. E nel finale ci fu qualcosa di clamoroso, perché Audero, che tra l'altro in stagione fu criticato e in parte anche dimenticato, parò il rigore a Criscito, e la Sampdoria riuscì a vincere la partita, ad andare a 33 punti e ad andare prima a più 8 della Salernitana, che è la terz'ultima, poi a più 7 perché comunque la Salernitana ha dovuto recuperare la partita del lunedì contro l'Atalanta, aveva una partita in meno, e anche ora ha una partita in meno, deve recuperarla contro il Venezia. Ma in ogni caso, qualora la Salernitana dovesse vincere contro il Venezia, la Sampdoria si ritroverà comunque a più 5 dal Cagliari, eventualmente terz'ultima. Quindi ci sono ancora 3 partite da fare, ci sono 9 punti a disposizione, la salvezza ovviamente non è ancora raggiunta, però comunque, qualsiasi sia il risultato e l'esito della stagione, l'anno prossimo bisognerà un po' rivoluzionare e cambiare qualche cosa, che sia Serie B, che sia Serie A, come ad esempio sta facendo il Genoa, che anche qualora dovesse andare in Serie B si sta già parlando di un progetto serio. Quindi comunque bisognerà capire bene cosa potrà succedere in società, capire bene quale sarà il futuro della squadra tra calciomercato, allenatori, calciatori e quant'altro, e poi capire veramente se è il caso davvero di soffrire ancora così. Questa è stata la stagione assurda della Sampdoria, non ancora finita, vedremo a fine stagione come finirà. In ogni caso, grazie, ci rivediamo al prossimo video, ciao a tutti!